Ciao a tutti, sono Camilla, bentornati nel mio canale Record Books. In questo video volevo introdurre un nuovo libro in cui mi è piaciuta tantissimo la serie His Black Material, per chi non l'avesse visto. È tratto dal libro di Phil Pullman, che è una trilogia, e questo video volevo appunto iniziare con il primo libro intitolato La bussola d'oro. E come ogni video ci saranno due capitoli. Bando alle ciance e iniziamo subito. Capitolo 1. La caraffa di Tokai. Lyra e il suo Daimon si mossero nella crescente penombra del salone, ben attenti a restare da un lato, dove non potevano essere visti dalla cucina. Le tre lunghe tavole che correvano da un capo all'altro del salone erano già apparecchiate, con cristalli e argenti scintillanti sui quali si raccoglieva la scarsa luce, e con le panche già sistemate, pronte per accogliere gli ospiti. In alto, nel buio, erano appesi i ritratti dei precedenti maestri. Lyra raggiunse la predella rialzata e si guardò alle spalle, verso la porta aperta della cucina e, non vedendo nessuno, salì lo scalino verso la tavola d'onore. I posti dei commensali qui erano apparecchiati d'oro, non d'argento, e ad accoglierli non v'erano panche di quercia, ma 14 alte sedie di mogano guarnite da cuscini di velluto. Lyra si fermò accanto alla sedia del maestro e diede seccamente un colpetto al bicchiere più grosso con l'unghia di un dito. Il suono echeggiò chiarissimo per tutto il salone. «Tu non la stai prendendo sul serio questa cosa», bisbigliò il suo Daimon. «Bada a quel che fai». Il suo Daimon si chiamava Pantalaimon, e al momento aveva la forma di una falena, di un colore bruno scuro, così da passare inosservato nell'oscurità del salone. «Stanno facendo troppo rumore per sentirci dalla cucina», gli bisbigliò lei in risposta. «E l'intendente non viene fino a che non suona la prima campana. Smetti di agitarti». A ogni modo, però, smorzò il cristallo suonante con il palmo della mano, e Pantalaimon la precedette svolazzando fino a infilarsi nello spiraglio della porta semiaperta del salotto privato, sul lato opposto della predella. Dopo un istante tornò a farsi vedere. «Non c'è nessuno», bisbigliò, «però dobbiamo fare in fretta». Curvandosi dietro l'alta tavola, Lyra si slanciò in avanti e superò la porta del salotto privato. Poi si raddrizzò e si guardò intorno. La sola luce lì dentro veniva dal caminetto, ove una vivida fiamma di ceppi si assestò lievemente sotto il suo sguardo, spruzzando faville su per la canna fumaria. Lei aveva trascorso la maggior parte della sua vita dentro il college, ma non aveva ancora mai visto il salotto privato. A esso venivano ammessi solo gli accademici e i loro ospiti, e mai nessuna donna. Neppure le cameriere vi entravano a fare le pulizie. Quel compito era riservato al maggiordomo e solo a lui. Pantalaimon le si posò su una spalla. «Contenta adesso? Possiamo andare?» bisbigliò. «Non fare lo sciocco, voglio dare un'occhiata in giro». Era una stanza vasta, con un tavolo ovale di palissandro lucidato, su quale si trovavano vari bicchieri e caraffe, e una rastrelliera d'argento con una fila di pipe. Su una credenza lì accanto vi era un piccolo scaldavivande e un cestino di capsule di papavero. «Si trattano bene, Pan?» disse lei sottovoce. Si accomodò in una delle grandi poltrone verdi di cuoio. Era tanto profonda che si ritrovò quasi sdraiata, ma tornò a tirarsi su e a rannicchiare le gambe sotto di sé per osservare i ritratti alle pareti. «Altri vecchi accademici, probabilmente. Togati, barbuti e severamente malinconici, guardavano fissi dalle loro cornici con aria di solenne disapprovazione. «Di cosa potranno parlare, secondo te?» disse Lyra, o piuttosto cominciò a dire, perché prima ancora di poter terminare la domanda sentì delle voci fuori dalla porta. «Dietro la poltrona, dai!» bisbigliò Pantalaimon, e in un lampo Lyra lasciò la poltrona e si trovò accucciata dietro di essa. Non era la migliore per nascondersi. Ne aveva scelta una che si trovava quasi al centro della stanza. E a meno di non restare proprio ferma e zitta, la porta si aprì e nella stanza la luce cambiò. Uno dei nuovi venuti portava una lampada, che poi appoggiò sulla credenza.
Lyra poté vederne le gambe, con i pantaloni verde cupo e le scarpe nere lucidate. Era un servitore. Poi una voce profonda disse: «È già arrivato Lord Asriel?» Era il maestro. Trattenendo il respiro, Lyra vide il daimon del servitore, in forma di cagna, come quasi tutti i daimon dei servi, andare trotterellando a sedersi tranquillamente ai suoi piedi. Poi anche i piedi del maestro entrarono nel suo campo visivo, con le vecchie scarpacce nere che portava sempre. «No, maestro», disse il maggiordomo, «e neppure notizie dal molo aereo. Avrà probabilmente appetito quando arriverà. Lo faccio entrare direttamente nel salone, d'accordo?» «Molto bene, maestro. Ha messo a decantare un po' del nostro Tokai speciale in una caraffa per lui?» «Sì, maestro, quello del 1898, come ha ordinato lei. Sua signoria lo apprezza grandemente, se ben ricordo.» «Bene, ora mi lasci solo, per favore.» «Ha bisogno della lampada, maestro?» «Sì, lascia anche quella. Passi a regolare lo stoppino durante la cena, d'accordo?» Il maggiordomo si inchinò lievemente e si voltò per andarsene. E il suo daimon gli trotterellò dietro, obbediente. Da quella sua specie di nascondiglio, Lyra osservò il maestro dirigersi verso un grosso armadio di quercia posto in un angolo della stanza, prendere la toga da un attaccapanni e indossarla faticosamente. Il maestro era stato un uomo assai forte, ma aveva ormai da un pezzo superato i 70 anni e i suoi movimenti erano rigidi e lenti. Il daimon del maestro aveva la forma di un corvo e non appena la toga fu a posto, saltò giù dall'armadio e si sistemò al suo solito posto, sulla spalla destra. Lyra sentiva la grande ansia di Pantalaimon, malgrado il suo assoluto silenzio. Quanto a lei, si sentiva gradevolmente eccitata. Il visitatore nominato dal maestro, Lord Asriel, era suo zio, un uomo per cui nutriva grande ammirazione e grande timore. Si diceva che fosse coinvolto nell'alta politica, in esplorazioni segrete, in guerre remote, e lei non sapeva mai quando poteva ricomparire. Era un uomo di straordinaria energia. Se l'avesse colta lì dentro, sarebbe stata severamente punita, ma quella era una cosa che poteva sopportare. Ciò che vide subito dopo, tuttavia, mutò completamente le cose. Il maestro trasse da una tasca una cartina ripiegata e la posò sul tavolo. Tolse il coperchio della caraffa, piena del ricco vino dorato, dispiegò la cartina e fece cadere un filo sottile di polverina bianca nella caraffa. Poi accartocciò la carta e la gettò nel fuoco. Poi prese una matita da una tasca, agitò il vino fino a che la polvere non si fu sciolta e rimise il coperchio al suo posto. Il suo daimon emise un breve grido, rauco ma tenue. Il maestro replicò sottovoce e si guardò intorno da sotto il cappuccio con occhi ranuvolati, prima di lasciare la stanza dalla stessa porta da cui era venuto. Lyra bisbigliò: «Hai visto, Pan?» «Certo che ho visto, e adesso sbrigati, prima che arrivi l'intendente.» Ma alle sue parole si sovrappose un singolo rintocco di campana, proveniente dal lato opposto del salone. «È la campana dell'intendente», disse Lyra. «Pensavo che avessimo un po' più di tempo.» Pantalaimon svolazzò in fretta fino alla porta che dava sul salotto e altrettanto in fretta tornò indietro. «L'intendente è già arrivato», disse, «e tu non puoi più uscire dall'altra porta.» L'altra porta, quella attraverso cui era entrato e poi uscito maestro, si apriva sull'affollato corridoio fra la biblioteca e la sala comune degli accademici. A quest'ora era più che affollato, pieno di uomini che si infilavano in fretta la toga per la cena, o si affrettavano per lasciare delle carte o delle valigette nella sala comune prima di passare nel salone. Lyra aveva pensato di andarsene da dove era venuta, contando di avere ancora qualche minuto prima che suonasse la campana dell'intendente. E se non avesse visto il maestro far scivolare quella polverina nel vino, avrebbe potuto correre il rischio di affrontare l'ira dell'intendente o sperare di riuscire a passare inosservata nel trambusto del corridoio. Ma ora si sentiva confusa e ciò la fece esitare. Poi sentì dei passi pesanti risuonare sulla predella. Stava arrivando l'intendente per assicurarsi che il salotto privato fosse pronto per quando gli accademici vi si sarebbero ritirati dopo cena a godersi il vino e il papavero. Lyra si slanciò verso l'armadio di quercia, lo aprì e si nascose al suo interno,
chiudendo la porta giusto nel momento in cui entrava l'intendente. Per Pantalaimon non aveva alcun timore, la stanza era tutta arredata in colori scuri e lui comunque poteva sempre infilarsi sotto una poltrona. Sentì il pesante respiro asmatico dell'intendente e attraverso la fessura della porta, non perfettamente chiusa, lo vide sistemare meglio le pipe sulla rastrelliera e gettare uno sguardo a bicchieri e caraffe. Poi si riavviò i capelli sopra le orecchie con i palmi di tutte e due le mani e disse qualcosa al suo daimon. Era un domestico e dunque il suo daimon era un cane. Ma lui era un domestico di alto rango e anche lei, quindi, era una cagna di razza. Aveva in effetti la forma di un setter. Il daimon pareva nutrire qualche sospetto e si guardava intorno come se percepisse un intruso, ma non si mosse verso l'armadio, con grande sollievo di Lyra. Dell'intendente Lyra aveva paura, l'aveva picchiata due volte. Lyra sentì un sottile bisbiglio, ovviamente Pantalaimon le si era infilato accanto. Adesso ci toccherà rimanere qui dentro, ma perché non mi stai mai a sentire? Lei non replicò fino a che l'intendente non ebbe lasciato la stanza. Aveva il compito di sovrintendere al servizio al tavolo d'onore. Si sentivano gli accademici che entravano nel salone, il mormorio delle voci, il suono dei passi. Ho fatto bene a non farlo, bisbigliò in risposta, altrimenti non avremmo visto che il maestro ha messo del veleno nel vino. Pan, quello era il Tokai di cui aveva chiesto al maggiordomo. Vogliono ammazzare Lord Asriel. Tu non lo sai che quello era veleno. Ma certo che lo era, non ti ricordi che ha fatto uscire il maggiordomo dalla stanza prima di farlo? Se fosse stata una cosa innocente, non avrebbe avuto importanza che il maggiordomo lo vedesse. E poi io lo so che c'è qualcosa che sta succedendo, qualcosa di politico. Sono giorni che tutta la servitù ne parla. Pan, abbiamo la possibilità di impedire un assassinio. Non ho mai sentito una sciocchezza simile, disse lui seccamente. Come pensi di riuscire a startene ferma per 4 ore stretta stretta dentro questo armadio, in questo modo? Lasciami uscire a dare un'occhiata in corridoio, così ti dico quando la strada è libera. Si sollevò fluttuando dalla sua spalla ed ella vide la sua piccola ombra apparire nella linea di luce dell'apertura. È inutile, Pan, ho deciso di rimanere, disse. Qui c'è un'altra specie di toga, ora la metto qua sotto e mi ci sistemo per benino. Lo devo vedere quello che fanno e basta. Era in posizione accovacciata, ora si alzò in piedi con grande attenzione, cercando al tatto gli attaccapanni per non far rumore. E trovò che quell'armadio era più ampio di quanto le fosse parso. Vi erano diverse toghe accademiche con tanto di cappuccio, alcune orlate di pelliccia e per la maggior parte foderate di seta. Ma saranno proprio tutte quante del maestro? Si domandò in bisbiglio. Magari quando prende le sue lauree ad honorem. Da qualche altra parte gli danno delle toghe particolari e lui le tiene qui per quando deve addobbarsi. Pan, davvero tu pensi che non sia veleno quello che c'è in quel vino? No, disse, penso che lo sia come te e penso anche che non siano affari nostri e penso che mettersi a interferire sarebbe la cosa più sciocca che tu abbia mai fatto in tutta una vita di sciocchezze. Non ci riguarda per niente. Non fare lo stupido, disse Lyra. Non posso starmene qui a guardare mentre lo avvelenano. E allora andiamocene da qualche altra parte. Tu sei proprio un vigliacco, Pan. Certo che lo sono. Posso domandarti che cosa hai intenzione di fare? Pensi di saltar fuori e togliergli il bicchiere dalle dita tremanti? Che cosa avevi in mente? Non avevo in mente un bel niente e tu lo sai benissimo, disse lei sottovoce con asprezza. Ma ora che ho visto quello che ha fatto il maestro, non ho scelta. C'è una cosa che si chiama coscienza e dovresti saperne qualcosa anche tu, no? Come potrei andare in biblioteca o da qualche altra parte e starmene lì seduta a girare i pollici, sapendo quello che sta per succedere? Certo, non è questo che ho intenzione di fare, stai pur certo. Insomma, questo è quello che desideravi fin dal principio, nasconderti qua dentro e guardare. Come ho fatto a non rendermene conto subito? E va bene, è così, disse lei. Lo sanno tutti che hanno dei segreti, che c'è un rituale o qualcosa del genere, e io volevo proprio sapere cos'è. Ma non sono affari nostri. Se loro si vogliono godere i loro bravi segretucci, tu dovresti sentirti superiore e lasciarli divertire in pace. Spiarli di nascosto è roba da bambinetti sciocchi. Lo sapevo che avresti detto proprio così, e adesso piantala di scocciare.
Restarono tutti e due in silenzio per un poco. Lyra scomodamente seduta sul duro pavimento dell'armadio e Pantalaimon occupato a torcere, con aria di virtuosa indignazione, le sue temporanee antenne sopra una delle toghe. Lyra sentiva i pensieri affollarsi e scontrarsi in modo confuso nella sua mente, e non avrebbe chiesto di meglio che condividerli con Sodaimon, ma c'era l'orgoglio che glielo impediva. Forse era meglio provare a distaccarli senza il suo aiuto. L'elemento dominante era l'ansia, e non per se stessa. Si era trovata nei guai abbastanza spesso da esservi abituata. Era per Lord Asriel che si sentiva in ansia questa volta, e poi perché non capiva che senso avesse tutto ciò. Non accadeva spesso che lui venisse in visita al college, e il fatto che quello fosse un periodo di forti tensioni politiche significava che non era venuto soltanto per mangiare, bere e fumare con dei vecchi amici. Sapeva che sia Lord Asriel sia il maestro facevano parte del consiglio di gabinetto, l'organo consultivo speciale del primo ministro, e quindi forse si trattava di faccende di quel tipo. Solo che le riunioni del consiglio di gabinetto si tenevano a palazzo e non nel salotto privato del Jordan College. Poi c'erano quelle voci che da diversi giorni continuavano a scambiarsi sottovoce la servitù del college. Si sentiva dire che i tartari avevano invaso la Moscovia e si stavano dirigendo a nord, verso San Pietroburgo, da dove sarebbero stati in grado di dominare il Mar Baltico e alla fine di sopraffare tutta quanta la parte occidentale dell'Europa. E Lord Asriel era stato nel remoto nord. L'ultima volta che l'aveva visto stava preparando una spedizione in Lapponia. Pan, bisbigliò, sì? Secondo te ci sarà la guerra? Non ancora. Lord Asriel non verrebbe a cena qui se dovesse scoppiare la settimana prossima, o giù di lì. Lo sapevo anch'io, ma poi? Shh! Sta venendo qualcuno. Lyra si raddrizzò e applicò l'orecchio alla fessura della porta. Era il maggiordomo, che veniva a smoccolare il lume come gli aveva ordinato il maestro. La sala comune e la biblioteca erano illuminate a luce ambarica, ma per il salotto privato gli accademici continuavano a preferire le vecchie e più dolci lampade a nafta. E finché viveva il maestro, le cose sarebbero rimaste così. Il maggiordomo regolò lo stoppino e aggiunse anche un altro ceppo sul fuoco. Quindi si mise ad ascoltare attentamente i suoni provenienti dalla porta del salone, prima di andare alla rastrelliera delle pipe e prendersi una bella manciata di foglie. Aveva appena rimesso a posto il coperchio quando cominciò a girare la maniglia dell'altra porta, causandogli un soprassalto nervoso. Lyra fece uno sforzo per non ridere. Il maggiordomo si infilò in fretta le foglie in tasca e si voltò verso il nuovo venuto. «Lord Asriel!» disse, e Lyra si sentì correre lungo la schiena un gelido brivido di sorpresa. Da dove era non riusciva a vederlo e cercò di reprimere l'impulso di spostarsi e guardare meglio. «Buonasera, Vren!» disse Lord Asriel. Ogni volta Lyra sentiva quella voce brusca con un misto di piacere e apprensione. Sono giunto troppo tardi per la cena, aspetterò qui. Il maggiordomo parve a disagio. Gli ospiti entravano nel salotto privato solo dietro invito del maestro, e Lord Asriel lo sapeva bene. Però il maggiordomo aveva anche notato lo sguardo di Lord Asriel indugiare invisibilmente sul rigonfiamento della sua tasca e decise di non protestare. Faccio sapere al maestro che lei è arrivato? Faccia pure, potrebbe portarmi un po' di caffè? Molto bene, mio signore. Il maggiordomo si inchinò e uscì in fretta, con i Daimon che gli trotterellava docilmente accanto. Lo zio di Lyra attraversò la stanza, verso il fuoco, e si stirò le braccia, levandole in alto sopra la testa, sbadigliando come un leone. Aveva addosso un abito da viaggio. Lyra si ricordò, come le accadeva ogni volta che lo rivedeva, di quanto quell'uomo la terrorizzava. Sgattaiolar via di nascosto, ormai era fuori questione. Avrebbe dovuto stare molto attenta e sperare. Il daimon di Asriel, un leopardo delle nevi, si teneva alle sue spalle. Le vuoi proiettare qui le diapositive? Disse piano. Sì, ci sarà meno trambusto che se ci trasferissimo tutti nell'aula accademica. E poi vorranno vedere i campioni. Manderò a chiamare il portinaio fra un minuto. Sono brutti tempi, Stel Maria. Dovresti riposare. Lui si stiracchiò in una delle poltrone, così Lyra non riuscì più a vederne il viso.
Sì. Dovrei anche cambiarmi d'abito. Probabilmente c'è qualche antica regola d'etichetta per cui potrebbe multarmi di una dozzina di bottiglie per essermi entrato qui dentro vestito in modo inadeguato. Dovrei dormire 3 giorni di fila. Rimane il fatto che si udì un colpo alla porta ed entrò il maggiordomo con una caraffa e una tazza su un vassoio d'argento. Grazie, Vren, disse Lord Asriel. È proprio Tokai quello che vedo lì sul tavolo? Il maestro me l'ha fatto versare in caraffa espressamente per lei, mio signore, disse il maggiordomo. Ce ne sono rimaste solo 3 dozzine del 98. Tutte le cose buone finiscono. Lasci qui il vassoio, accanto a me. Oh, chieda al portinaio di far portare su le 2 casse che ho lasciato in portineria. Le dispiace? Qui, mio signore? Sì, certo, qui. E avrò bisogno di uno schermo e di una lanterna di proiezioni. Qui anche quelli, e anche quelli subito. Il maggiordomo trovò difficile non spalancare la bocca per lo stupore, ma riuscì a reprimere la domanda o la protesta che gli era salita alle labbra. Vren, lei dimentica qual è il suo posto, disse Lord Asriel. Non faccia domande, si limiti a fare ciò che le dico. Molto bene, mio signore, disse il maggiordomo. Se posso permettermi, forse dovrei rendere note le sue intenzioni al signor Cawson. Altrimenti potrebbe forse restarci male. Lei mi intende? Sì, glielo dica allora. Il signor Cawson era l'intendente. Vi era un'antica e solida tradizione di rivalità fra lui e il maggiordomo. L'intendente era superiore di grado, ma il maggiordomo aveva maggiori opportunità di ingraziarsi gli accademici e ne approfittava pienamente. Sarebbe stato felicissimo della possibilità di far vedere all'intendente di sapere meglio di lui ciò che avveniva nel salotto privato. Si inchinò e uscì. Lyra osservò suo zio versarsi una tazza di caffè, vuotarla ad un colpo e tornare a versarne un'altra da sorseggiare più lentamente. Era tutta agitata. Una cassa di campioni, una lanterna di proiezione. Che cosa aveva di tanto importante e urgente da mostrare agli accademici? Lord Asriel si alzò in piedi e voltò la schiena al fuoco. Lei poté vederlo bene e si stupì del contrasto che c'era fra lui e il grassoccio maggiordomo, o gli accademici languidi e ingobbiti. Lord Asriel era un uomo alto, dalle spalle possenti, dal viso scuro e crudele, con occhi che sembravano mandar lampi e accendersi di un sorriso selvaggio. Era un viso da cui essere dominati o con cui lottare. Non certo da poter considerare una condiscendenza o compassione, mai. Ogni suo movimento era ampio e perfettamente equilibrato, come quelli di un animale selvatico, e tutte le volte che compariva in una stanza come quella faceva appunto pensare a un animale selvatico chiuso in una gabbia troppo piccola. In quel momento aveva un'espressione distante e preoccupata. Il suo daimon gli si avvicinò e gli appoggiò la testa all'altezza della vita. E lui le lanciò uno sguardo insondabile prima di voltarsi dall'altra parte e dirigersi energicamente verso il tavolo. Lyra sentì d'improvviso una contrazione allo stomaco, perché Lord Asriel aveva tolto il coperchio alla caraffa di Tokai e ne stava versando un bicchiere. No! Il tenue grido le uscì prima che potesse reprimerlo. Lord Asriel lo udì e si voltò subito. Chi è là? Lei non riuscì a trattenersi. Si precipitò fuori dall'armadio e si slanciò a strappargli il bicchiere di mano. Il vino spruzzò fuori, splendendo sul bordo del tavolo e sul tappeto. Poi il bicchiere cadde e andò in pezzi. Lui le afferrò il polso e lo torse con forza. Lyra, che diavolo fai? Lasciami andare e te lo dico. Prima ti spezzo il braccio. Come osi venire qui dentro? Ti ho appena salvato la vita. Rimasero fermi per un istante. La ragazzina con il viso contorto dal dolore, ma anche dallo sforzo di non piangere più rumorosamente. L'uomo curvo su di lei con un tempestoso cipiglio carico di minaccia. Che cosa hai detto? Disse lui più piano. Quel vino è avvelenato, mormorò lei, continuando a stringere i denti. Ho visto che il maestro ci ha messo dentro una polverina. Lui la lasciò andare. Lyra cadde sul pavimento e Pantalaimo le svolazzò pieno d'ansia sulla spalla. Suo zio guardò in basso con furia trattenuta e lei non ebbe il coraggio di incontrarne lo sguardo. Ero entrata solo per vedere com'era fatta la stanza, disse. Ero entrata solo per vedere com'era fatta la stanza, disse.
Lo so che non dovevo, ma volevo andar via prima che potesse entrare qualcun altro. Solo che ho sentito arrivare il maestro e sono finita in trappola. L'armadio era l'unico nascondiglio e l'ho visto mettere quella polverina nel vino. Se io non avessi... Si udì un colpetto alla porta. Questo deve essere portinaio, disse Lord Asriel. Torna dentro l'armadio. Se sento il più piccolo rumore, ti farò desiderare di essere morta. Lei vi tornò di corsa. Non appena ebbe richiuso la porta, Lord Asriel disse ad alta voce: Entrate! Come aveva detto, era il portinaio. Qui dentro, mio signore? L'aera vide il vecchio pieno di incertezza, inquadrato nel vano della porta, e dietro di lui uno spigolo di una grossa scatola di legno. Va bene così, Shatter, disse Lord Asriel. Portale dentro tutte e due e posala accanto al tavolo. L'aera si rilassò un pochino e si concesse di sentire dolore alla spalla e al polso. Sarebbe stata abbastanza forte da farla piangere, se fosse stata una ragazzina di quelle che piangono. Lei invece strinse i denti più forte e mosse dolcemente il braccio fino a che non lo sentì un po' più sciolto. Poi venne un tintinnio di vetri e un gorgoglio di liquido che si versa. Accidenti a te, Shatter, vecchio pasticcione idiota, guarda che hai combinato. Lyra arrivò appena a vederlo. Suo zio era riuscito a buttar giù dal tavolo la caraffa di Tokai, dando però l'impressione che lo avesse fatto il portinaio. Il vecchio mise giù la scatola con grande attenzione e cominciò a scusarsi. Sono davvero spiacente, mio signore. Devo essermi trovato più vicino di quel che credevo. Prendi qualcosa per sistemare questo schifo e sbrigati, prima che macchi tutto il tappeto. Il portinaio e il suo giovane assistente uscirono di corsa. Lord Asriel si accostò all'armadio e parlò sottovoce. Visto che sei qui, puoi renderti utile. Osserva il maestro con grande attenzione quando entra. Se mi dirai qualcosa di interessante su di lui, farò in modo che i guai in cui ti trovi non diventino ancora peggiori. Hai capito? Sì, zio. Fa un solo rumore là dentro e io non ti aiuterò più, dipende da te. Si allontanò e tornò a rivolgere la schiena al fuoco. E il portinaio tornò con spazzola e paletta per raccogliere il vetro, più un bacile e uno straccio. Non posso che tornare a ripeterlo una volta ancora, mio signore. Io imploro in tutta sincerità il suo perdono. Non so che cosa... Metti a posto e basta. Mentre il portinaio iniziava a pulire il tappeto dal vino, il maggiordomo bussò alla porta ed entrò insieme con il servitore di Lord Asriel, un uomo di nome Thorold. Insieme trasportavano una pesante scatola di legno lucidato con maniglie di ottone. Videro quel che stava facendo il portinaio e si bloccarono all'improvviso. Sì, era il Tokai, disse Lord Asriel. Che peccato! Questa è la lanterna? Mettila lì vicino all'armadio. Thorold, per favore, lo schermo, lo voglio lì, dall'altra parte. Lyra si rese conto che avrebbe potuto vedere lo schermo e le relative immagini dalla fessura della porta e si chiese se lo zio l'avesse fatto mettere così appositamente. Coperta dal rumore fatto dal servitore nello srotolare la tela rigida e nel sistemarla entro la sua cornice, bisbigliò. Hai visto? Valeva la pena di venire, eh? Forse sì, disse Pantalaimon austeramente, con la sua vocina da falena. E forse no. Lord Asriel rimase accanto al fuoco a sorseggiare l'ultimo caffè, rimasto e a osservare cupamente Thorold aprire la scatola della lanterna di proiezione e liberare le lenti dalle custodie, per poi controllare il serbatoio dell'olio. «C'è olio in abbondanza, mio signore», disse. «Devo mandarle un tecnico per la macchina?» «No, lo farò io stesso, grazie Thorold». Vren, hanno finito di cenare di là? Ci siamo quasi, ritengo, replicò il maggiordomo. Se ho ben capito, ciò che intendeva il signor Coulson, il maestro e i suoi ospiti non vorranno trattenersi di là quando sapranno che lei è qui. Devo portar via il vassoio? Lo prenda e vada pure. Molto bene, mio signore. Con un leggero inchino, il maggiordomo prese il vassoio e uscì con Thorold. Non appena la porta si fu chiusa, Lord Asriel guardò dritto verso l'armadio dall'altra parte della stanza e Lyra sentì quasi fisicamente la forza della sua occhiata, quasi fosse stata una freccia o una lancia. Poi lui distolse lo sguardo e parlò piano piano al suo Daimon. Lei venne ad accucciarglisi accanto con calma, vigile ed elegante e pericolosa, e i suoi occhi verdi sorvegliarono tutta la stanza prima di volgersi, insieme a quelli neri di lui,
verso la porta che dava sul salone, non appena la maniglia girò. Lyra non era in grado di vedere la porta, ma sentì trarre un respiro quando entrò il primo di quegli uomini. «Maestro», disse Lord Asriel. «Sì, sono di nuovo qui. Faccia entrare i suoi ospiti, la prego. Ho qualcosa di molto interessante da farvi vedere». Capitolo 2. L'idea del Nord. «Lord Asriel», disse pesantemente il maestro e venne avanti per stringergli la mano. Dal suo nascondiglio, Lyra sorvegliò gli occhi del maestro. E in effetti li vide guizzare per un istante verso il tavolo, verso il punto dove si era trovato il tokai. Maestro, disse Lord Asriel, sono giunto troppo tardi per disturbare la vostra cena e quindi ho pensato di sistemarmi qui dentro. Salve, prorettore, ha davvero una buona cera. È un piacere vederla così. Chiedo scusa per il mio aspetto un po' trascurato, ma sono appena atterrato. Sì, maestro, il tokai non c'è più. Credo che lo abbia sotto i piedi, proprio lei. Il portinaio l'ha urtato e l'ho buttato giù dal tavolo, ma è stata colpa mia. Salve, cappellano, ho letto il suo ultimo lavoro con grande interesse. Si allontanò assieme a cappellano, lasciando a Lyra il viso del maestro in piena vista. Lui era impassibile, ma il daimon appollaiato sulla sua spalla si stava scompigliando le penne con il becco, rizzandosi irrequieto su una zampa, ora sull'altra. Lord Asriel aveva già assunto il dominio dell'intera stanza e, malgrado badasse a trattare il maestro sul suo territorio con la massima cortesia, non v'era alcun dubbio su dove fosse il potere. Gli accademici salutarono il visitatore e si accomodarono nella stanza, alcuni attorno al tavolo e altri sulle poltrone, e ben presto l'atmosfera si riempì del ronzio delle conversazioni. Lyra poté rendersi ben conto di quanto le incuriosissero la cassa di legno, la lanterna e lo schermo. Li conosceva bene, gli accademici, il bibliotecario, il prorettore, l'indagatore e tutti gli altri, uomini che aveva avuto intorno per tutta la vita, di cui era stata allieva, che l'avevano punita e consolata, che le avevano offerto piccoli doni, che avevano badato a tenerla lontana dagli alberi, da frutto del giardino. Costruivano l'unica cosa che poteva chiamare la sua famiglia. E si sarebbe potuta persino sentire come in famiglia, fra loro, se avesse saputo cos'era una famiglia. Anche se più di tutto, in tal caso, si sarebbe sentita in famiglia in mezzo alla servitù del college. Gli accademici avevano da fare cose più importanti che badare agli affetti di una ragazzina mezza selvaggia e mezza civilizzata finita fra loro per caso. Il maestro accese il fornelletto a spirito sotto il piccolo scaldavivande d'argento e riscaldò un po' di burro prima di aprire con un coltello una mezza dozzina di capsule di papavero e metterle sul fuoco. Sempre, dopo una festa, veniva servito il papavero. Serviva a schiarire la mente e a stimolare la lingua e contribuiva a rendere più ricca la conversazione. Era tradizione che fosse il maestro stesso a prepararlo. Fra lo sfrigorio del burro riscaldato e il ronzare delle conversazioni, Lyra si spostò un poco per trovare una posizione più comoda. Con estrema attenzione tolse una delle toghe, un manto di pelliccia lungo fino ai piedi, dalla sua stampella e la dispose sul fondo dell'armadio. «Avresti dovuto prenderne una di quelle vecchie e ruvide», bisbigliò Pantalaimon. «Se starei troppo comoda, finirei per addormentarti». «Se capitasse, tocca a te svegliarmi», replicò lei. Lyra si mise a sedere e ascoltò le loro chiacchiere. Chiacchiere da morire di noia, per di più. Politica, quasi sempre. E per di più, politica di Londra, senza niente di eccitante sui tartari. L'odore del papavero fritto e della foglia da fumo giunse a insinuarsi gradevolmente attraverso la porta dell'armadio. E più di una volta Lyra si ritrovò con la testa a ciondoloni. Finalmente, però, sentì qualcuno battere un colpo sul tavolo. Le voci tacquero e poi il maestro cominciò. «Signori», disse, «sono certo di parlare a nome di tutti noi, nel dare il benvenuto a Lord Asriel. Le sue visite sono rare, ma sempre di enorme valore. E ho avuto modo di capire che questa notte ha qualche cosa di particolare interesse da mostrarci. Viviamo in tempi di forti tensioni politiche, come tutti sappiamo. La presenza di Lord Asriel è richiesta domani mattina, presto, a Whitehall. E c'è un treno con la caldaia già in pressione pronta a condurlo a Londra, non appena qui avremo terminato la nostra conversazione.
Quindi dobbiamo usare del nostro tempo con saggezza. Quando egli avrà finito di dirci quel che ha da dire, immagino che avrete da fare delle domande. Vi prego che siano brevi e centrate. Lord Asriel, desidera cominciare? La ringrazio, maestro, disse Lord Asriel. Per cominciare ho alcune diapositive da mostrarvi. Prorettore, lei vedrà meglio da qui, credo. Forse il maestro potrebbe accomodarsi sulla sedia vicina all'armadio? L'anziano prorettore era praticamente cieco ed era quindi un atto di cortesia fargli spazio il più vicino possibile allo schermo. Il suo spostamento in avanti fece sì che il maestro andasse a sedersi accanto al bibliotecario, ad appena 1 metro o poco più dal punto in cui Lyra si trovava coccolata dentro l'armadio. Mentre il maestro si accomodava nella poltrona, Lyra gli sentì mormorare: «Che demonio! Lo sapeva! Del vino, ne sono certo!» Il bibliotecario mormorò di rimando: «Vuole chiedere finanziamenti? Se impone una votazione? Se lo fa, dovremo semplicemente opporci con tutta l'eloquenza di cui siamo capaci!» La lanterna prese a sibilare quando Lord Asriel cominciò a pompare con forza. Lyra si spostò un poco, così da poter vedere lo schermo, dove aveva cominciato a splendere un brillante cerchio bianco. Ad alta voce, Lord Asriel chiese: «C'è qualcuno che può spegnere la lampada?» Uno degli accademici si alzò per farlo e la stanza si oscurò. Lord Asriel cominciò: «Come alcuni di voi sanno già, io sono partito per il nord 12 mesi fa per una missione diplomatica presso il re di Lapponia. Questo, almeno, è ciò che feci finta di dover fare. Nei fatti, il mio vero scopo era di recarmi ancora più a nord, fino ai ghiacci veri e propri, per cercare di scoprire che cosa era accaduto alla spedizione Grumman. Uno degli ultimi messaggi inviati da Grumman all'Accademia a Berlino parlava di un certo fenomeno naturale che si riscontra solamente nei territori del nord. Io ero ben deciso a indagare anche su di esso, oltre a scoprire tutto ciò che potevo a proposito di Grumman. Ma la prima immagine che ora vi mostrerò non riguarda direttamente nessuna di queste due cose.» Inserì la prima diapositiva nel telaio e la fece passare dietro le lenti. Sullo schermo comparve un fotogramma circolare in bianco e nero, fortemente contrastato. Era stato realizzato di notte, sotto la luna piena, e mostrava una baracca di legno ripresa in campo medio, le cui pareti scure contrastavano con la neve che la circondava e ne copriva il tetto con uno strato spesso. Accanto alla baracca si trovava una serie di strumenti filosofici, che all'occhio di Lyra parevano usciti dal parco ambarico, che si trova sulla strada per Yantorn. Antenne, fili, isolatori di porcellana, tutti scintillanti alla luce della luna e ricoperti di uno spesso strato di brina. In primo piano c'era un uomo in pelliccia, dal viso appena visibile sotto il cappuccio, con la mano levata come per un saluto. Accanto, da un lato, c'era una figura più piccola. Il chiaro di luna bagnava ogni cosa della stessa pallida luminosità baluginante. Questo fotogramma è stato realizzato mediante una delle solite emulsioni di nitrito d'argento, disse Lord Asriel. Vorrei mostrarvene un altro, realizzato dallo stesso punto, appena 1 minuto dopo, con la nuova emulsione appositamente preparata. Tirò fuori la prima diapositiva e ne inserì un'altra nel telaio. Questa era assai più scura, era come se la luce della luna fosse stata eliminata mediante un filtro. L'orizzonte era ancora visibile e si distingueva la forma della baracca con il suo tetto chiaro coperto di neve. Ma l'uomo era completamente cambiato. Adesso era immerso nella luce e pareva che una fontana di particelle scintillanti stesse zampillando dalla sua mano alzata. «Quella luce», disse il cappellaio, «sale dal basso o scende dall'alto?» «Scende», disse Lord Asriel, «ma non è luce, è polvere». Qualcosa nel modo in cui lo disse fece venire in mente a Lyra polvere con l'iniziale maiuscola, come se non si trattasse della solita polvere. La reazione degli accademici confermò la sua sensazione, perché le parole di Lord Asriel provocarono un immenso silenzio, seguito poi da affannosi suoni rantolanti di incredulità. «Ma come? Certamente non può!» «Signori!» giunse la voce del cappellano, «lasciate che Lord Asriel ci spieghi!»
È polvere, ripeté Lord Asriel. Viene registrata come luce su questa lastra perché le particelle di polvere hanno su questa emulsione lo stesso effetto dei fotoni sull'emulsione di nitrato d'argento. In parte è stato per metterla alla prova che la mia spedizione si è diretta al nord, in primo luogo. Come vedete, la figura dell'uomo risulta perfettamente visibile. Adesso però vorrei che voi osservaste quella forma che si trova alla sua sinistra. Indicò la forma confusa della figura più piccola. Pensavo che fosse il daimon di quell'uomo, disse l'indagatore. No, in quel momento il suo daimon era avvolto intorno al suo collo, in forma di serpente. Quella forma che si vede vagamente è un bambino. Un bambino reciso? Chiese qualcuno. E il modo in cui si bloccò fece capire come sapesse che quella era una cosa che non si sarebbe dovuta menzionare. Vi fu un intenso silenzio. Lord Asriel disse con calma: Un bambino intero, il che, data la natura della polvere, è proprio il punto, no? Nessuno parlò per diversi secondi. Poi aggiunse la voce del cappellano. Ah, disse, come un assetato che dopo aver bevuto posa a terra il bicchiere per dar sfogo al fiato che aveva trattenuto nel bere. E i torrenti di polvere provengono dal cielo e lo immergono in quella che appare come una luce. Potete esaminare questa immagine con tutta l'accuratezza che desiderate. La lascerò qui quando me ne andrò. Ve la sto mostrando per illustrarvi l'efficacia della nuova emulsione. Ora vorrei mostrarvi un'altra immagine. Cambiò diapositiva. L'immagine successiva era stata realizzata anch'essa di notte, ma questa volta mancava la luna. Mostrava un gruppetto di tende in primo piano, il cui profilo si distingueva vagamente sull'orizzonte basso, e accanto a esse un disordinato mucchio di casse di legno e una slitta. Ma la cosa più interessante dell'immagine era in cielo. Veli e ruscelli di luce sospesi come cortine, annodate e festonate su uncini invisibili a centinaia di miglia di altezza, o trascinati via di lato dall'impeto di qualche inimmaginabile vento. Di che si tratta? Disse la voce del prorettore. È un'immagine dell'aurora boreale. È un gran bel fotogramma, disse il titolare della cattedra palmeriana. Uno dei migliori che abbia mai visto. Perdonate la mia ignoranza, disse la voce tremula del vecchio maestro del coro, ma seppure l'ho mai saputo, ho dimenticato che cosa sia questa aurora. È quel fenomeno che chiamano luce polare? Sì, viene chiamato anche in molti altri modi. Si tratta di tempeste di particelle cariche e raggi solari di forza e intensità straordinaria, che di per sé sono invisibili, ma provocano questa radiazione luminosa quando interagiscono con l'atmosfera. Se ve ne fosse stato il tempo, avrei fatto dipingere questa diapositiva per farvi vedere anche i colori, verde pallido e rosa per la maggior parte, con un tocco di carminio lungo l'orlo inferiore di quelle formazioni simili a cortine. Questa è stata realizzata con una normale emulsione. Ora vorrei farvi vedere un'immagine ottenuta con l'emulsione speciale. Tiro fuori la diapositiva. Lyra sentì il maestro dire piano. Se impone una votazione, potremmo provare a invocare la clausola della residenza. Non è certo stato nel college per 30 delle ultime 52 settimane. Ha già il cappellano dalla sua parte, mormorò di rimando il bibliotecario. Lord Asriel infilò una nuova diapositiva nel telaio della lanterna. Mostrava la medesima scena, come nella precedente coppia di immagini. Molte delle caratteristiche visibili alla luce ordinaria erano in questa assai meno chiare. E lo stesso accadeva alle radiose cortine del cielo. Ma nel bel mezzo dell'aurora, ben al di sopra del paesaggio spoglio, Lyra poteva vedere qualcosa di solido. Premette il viso contro la fessura e vide che tutti gli accademici vicini allo schermo si erano piegati anch'essi in avanti. Più restava a fissarla e più cresceva la sua meraviglia, perché là, in cielo, c'era l'inconfondibile profilo di una città. Torri, cupole, mura, costruzioni e palazzi, sospesa a mezz'aria. Quasi le mancò il fiato per lo stupore. L'accademico di Kensington disse: Ma questa sembra proprio una città. Proprio così, disse Lord Asriel. Una città di un altro mondo, senza dubbio, disse il preside, con una voce carica di disprezzo. Lord Asriel lo ignorò. Una grande eccitazione circolava fra alcuni degli accademici, come se,
dopo aver scritto interi trattati sull'esistenza dell'unicorno, senza averne mai visto uno, ne fosse stato ora messo loro dinanzi un esemplare, vivo appena catturato. Si tratta di quella storia di Barnard Stokes? Chiese il titolare della cattedra palmeriana. È quello, vero? Questo è ciò che ho intenzione di scoprire. Era in piedi, a fianco dello schermo illuminato. Lyra poté osservarlo mentre scrutava con gli occhi scuri fra gli accademici intenti a esaminare la diapositiva dell'Aurora con accanto il bagliore verde degli occhi del suo Daimon. Tutte quelle teste venerabili erano sporte in avanti, gli occhiali luccicanti di riflessi. Solo il maestro e il bibliotecario erano appoggiati allo schienale delle rispettive sedie, le teste strettamente accostate. Il cappellano stava dicendo: Lei ha detto di essere andato in cerca di notizie della spedizione Grumman, Lord Asriel. Anche il dottor Grumman stava studiando questo fenomeno? Io ritengo di sì e ritengo che avesse un bel po' di informazioni in proposito. Però non sarà in grado di dirci di che si tratta perché è morto. No, disse il cappellano. Temo proprio di sì e ne ho qui la prova. Un'ondata di eccitata attenzione percorse tutto il salotto privato quando, sotto la direzione di Lord Asriel, due o tre degli accademici più giovani trasportarono la cassa di legno attraverso la stanza. Lord Asriel estrasse l'ultima diapositiva, ma lasciò la lanterna accesa e, nel teatrale fulgore del suo cerchio di luce, si chinò a far leva e aprire la cassa. Lyra sentì l'umore delle unghie che graffiavano il legno umido. Il maestro si alzò per guardar meglio e bloccò la visuale di Lyra. Suo zio parlò ancora. Se ve ne ricordate, la spedizione di Grumman è svanita nel nulla 18 mesi fa. Lo aveva inviato laggiù l'Accademia tedesca con l'incarico di spingersi a nord fino a Polo Magnetico e di realizzare diverse osservazioni astronomiche. Fu proprio nel corso di questo viaggio che poté osservare il curioso fenomeno che noi abbiamo già visto. Poco tempo più tardi è scomparso. Si era ritenuto che avesse avuto un incidente e si pensava che il suo corpo dovesse tuttora trovarsi in un crepaccio. In realtà non c'è stato nessun incidente. Che cos'ha lì? Chiese il preside. È un contenitore per il vuoto? Dapprima Lord Asriel non rispose. Lyra sentì spezzare di netto dei fermagli in metallo e poi il sibilo dell'aria che entrava in un recipiente sottovuoto. E poi ancora il silenzio. Ma non per molto. Dopo un momento o due, Lyra sentì sorgere una confusa esplosione di suoni, esclamazioni di orrore, grida di protesta, voci levate per rabbia e paura. Ma cosa? Ben poco ormai di umano. È stato. Ma cosa è stato? La voce del maestro le ridusse tutte al silenzio. Lord Asriel, che cosa avete portato con voi, in nome di Dio? Questa è la testa di Stanislaus Grumman, disse la voce di Lord Asriel. Sopra la mischia delle voci, Lyra sentì qualcuno dirigersi incespicando alla porta e uscire, emettendo incoerenti suoni di sofferenza e disagio. Avrebbe voluto poter vedere anche lei quello che stavano guardando. Lord Asriel disse: Ho trovato il suo corpo preservato dal ghiaccio di Svalbard. La testa è stata ridotta in questo stato da coloro che lo hanno ucciso. Potete notare i caratteristici segni di scotennamento. Penso che lei possa trovarli familiare, prorettore. Il vecchio rispose con voce ferma: Ho visto fare questa cosa ai tartari. È una tecnica che si ritrova tra gli aborigeni della Siberia e fra i Tungstok. Da lì, ovviamente, si è diffusa nei territori degli Skrelling, anche se a quanto ne so, attualmente nella Nuova Danimarca è stata bandita. Posso esaminarla più da vicino? Dopo un breve silenzio, tornò a parlare. I miei occhi non sono tanto limpidi e il ghiaccio qui è sporco, ma mi pare che vi sia un buco sulla sommità del cranio. Ho ragione? Ha ragione. Trapanazione? Esattamente. Ciò provocò nuovi mormorii eccitati. Il maestro si spostò e Lyra poté tornare a vedere. Il vecchio prorettore, nel circolo di luce emesso dalla lanterna, aveva accostato un pesante blocco di ghiaccio ai propri occhi e Lyra riuscì a vedere l'oggetto che conteneva, una massa sanguinolenta in cui a malapena si poteva discernere una testa umana. Pantalaimon svolazzò attorno a Lyra, comunicandole il suo acuto disagio. «Shh!» bisbigliò lei. «Ascolta,
Il dottor Grumman è stato uno degli accademici di questo college, disse con veemenza il preside. Cadere nelle mani dei tartari? Ma così a nord? Devono essere penetrati ben più di quanto chiunque di noi avesse immaginato. Lei ha detto di averlo trovato nei pressi di Svalbard, disse il preside. È così. E dobbiamo ritenere che Panzer Bjorn vi abbia avuto qualcosa a che fare? Lyra non riconobbe la parola, ma gli accademici la conoscevano. Impossibile, disse fermamente l'accademico di Kensington. Non farebbero mai una cosa simile. Allora lei non conosce Jofur Ragnisson, disse il titolare della cattedra palmeriana, che aveva partecipato anch'egli a numerose spedizioni nelle regioni artiche. Non mi sorprenderebbe affatto venire a sapere che si è messo a scotennare la gente alla maniera dei tartari. Lyra guardò nuovamente suo zio, che stava osservando gli accademici con una scintilla di sardonico divertimento, e non diceva nulla. Chi è Jofur Ragnisson? Chiese qualcuno. Il re di Svalbard, disse il titolare della cattedra palmeriana. Sì, è proprio così. Uno dei Passebjorn. È un usurpatore, in un certo senso, è arrivato al trono con l'inganno, se ho ben capito. Ma è un grosso personaggio, non certo uno sciocco. A dispetto delle sue pretese ridicole e bufonesche, farsi costruire un palazzo con marmo di importazione, mettere su una cosa che lui chiama università. Per chi? Per gli orsi? Disse qualcun altro, e tutti risero. Ma il titolare della cattedra palmeriana proseguì: con tutto questo, io vi dico che Jofur Ranikson avrebbe potuto essere capace di far questo a Grumman. Allo stesso tempo, con qualche lusinga, lo si potrebbe indurre a comportarsi in maniera assai diversa, se ce ne fosse bisogno. E lei saprebbe come fare, eh? Trelawney, disse beffardamente il preside. In effetti lo so. Sapete qual è la cosa che lui desidera più di ogni altra, ancor più della laurea d'onorem? Un daimon. Trovate il modo di dargli un daimon e sarà disposto a fare qualsiasi cosa per voi. Gli accademici risero di cuore. Lyra seguiva tutto ciò con grande perplessità. Quel che aveva detto il titolare della cattedra palmeriana non aveva benché minimo significato. Per di più era impaziente di sentir parlare ancora degli scotennamenti, della luce polare e di quella misteriosa polvere. E invece rimase delusa, perché Lord Asriel aveva ormai finito di esibire le sue immagini e le sue reliquie. La conversazione divenne ben presto una tipica disputa universitaria a proposito dell'opportunità o meno di assegnare Lord Asriel un finanziamento per organizzare una nuova spedizione. Le stesse argomentazioni vennero rilanciate avanti e indietro più volte, e Lyra sentì che le si chiudevano gli occhi. Ben presto si addormentò profondamente, con Pantalaimon avvolto attorno al collo nella forma che prediligeva per le ore di sonno, quella di un ermellino. Si risvegliò di soprassalto quando qualcuno le scosse la spalla. «Sta buona», le disse lo zio. La porta dell'armadio era aperta e lui le stava accovacciato davanti con la luce alle spalle. «Sono andati via tutti, ma c'è ancora in giro qualche servitore. Vai subito nella tua stanza e bada bene di non raccontar nulla di tutto questo». Hanno votato di darteli i soldi? Chiese lei assonnata. Sì. E cos'è la polvere? Disse lei, sforzandosi di rimettersi in piedi dopo essere stata tanto tempo rannicchiata in così poco spazio. Una cosa che non ti riguarda affatto. Sì che mi riguarda invece, disse lei, visto che hai voluto che io facessi la spia da dentro l'armadio, dovresti almeno dirmi su cosa ho fatto la spia. Posso vedere la testa di quell'uomo? La bianca pelliccia di ermellino di Pantalaimo si irrigidì. Sentì i peli pungerle il collo. Lord Asriel fece una breve risata. «Non essere disgustosa», disse, e cominciò a impacchettare le sue diapositive e le cassette portacampioni. «Hai osservato bene il maestro?» «Sì, e la prima cosa che ha fatto è stato guardare dove era il vino. Bene, ma per ora l'ho neutralizzato. Tu fa come ti ho detto e vattene a letto. Ma tu dove vai?» Torno al nord, partirò fra 10 minuti. Posso venire anch'io? Lui abbandonò quel che stava facendo e la guardò come se fosse la prima volta che la vedeva. Anche il suo daimon le piantò addosso i suoi grandi occhi verdi di leopardo e Lyra, sotto il fuoco concentrato dei loro occhi, si sentì arrossire, ma non abbassò lo sguardo. Il tuo posto è qui, disse alla fine suo zio. Ma perché?
Perché il mio posto è qui? Perché non posso venire al nord con te? Io voglio vedere la luce polare e gli orsi e gli iceberg e tutto quanto. Voglio sapere tutto della polvere. E quella città in aria è un altro mondo? Tu non puoi venire, bambina. Toglitelo dalla testa. I tempi sono troppo pericolosi. Fai come ti ho detto e vattene a letto. E se farai la brava, quando tornerò, ti porterò una zanna di tricheco con un intaglio eschimese. E adesso basta discutere o mi arrabbierò. E Soldaimon emise un profondo brontolio selvaggio che diede a Lyra l'improvvisa consapevolezza della sensazione che avrebbe potuto dare una chiostra di denti che la zannasse alla gola. Lyra serrò forte le labbra e guardò accigliata lo zio. Lui era occupato a svuotare dall'aria il recipiente per il vuoto e non le prestò alcuna attenzione. Era come se l'avesse già dimenticata. Senza una parola, le pupille contratte, la ragazzina e Soldaimon se ne andarono a letto. Da lungo tempo il maestro e il bibliotecario erano amici e alleati e avevano l'abitudine, quando si verificava un episodio difficile, di bere insieme un bicchiere di visistallato per consolare reciprocamente. Così, dopo aver assistito alla partenza di Lord Asriel, se ne andarono alla residenza del maestro e si sistemarono nel suo studio, con le tende ben chiuse e un bel fuoco appena ravvivato. I due Daimon, installati ai loro soliti posti, su un ginocchio dell'uno e sopra la spalla dell'altro, e si prepararono a riflettere a fondo su quanto era accaduto. «Davvero pensi che lo sapesse del vino?» disse il bibliotecario. «Ma è ovvio che lo sapeva, non ho idea di come abbia fatto, ma lo sapeva, ed è stato lui a rovesciare la caraffa, è ovvio». Perdonami, maestro, ma non posso fare a meno di sentirmi sollevato. Non mi ha mai fatto piacere l'idea di avvelenarlo? Sì, di uccidere. Sarebbe difficile trovare qualcuno cui piaccia, Charles. La questione era se farlo fosse o meno peggiore delle conseguenze del non farlo. Beh, è intervenuta una qualche provvidenza e non è successo. La sola cosa che mi dispiace è di averti caricato sulle spalle il peso di questa conoscenza. No, no, protestò il bibliotecario, però vorrei che mi avessi detto di più. Il maestro rimase in silenzio per un po', prima di dire: Sì, forse avrei dovuto farlo. L'alethiometro avverte che vi saranno altre conseguenze terribili se Lord Asriel procede in questa ricerca. A parte tutto il resto, vi resterà coinvolta la bambina e io desidero tenerla sicuro il più lungo possibile. La faccenda di Lord Asriel ha forse qualcosa a che fare con questa nuova iniziativa della corte concistoriale di disciplina? Il coso, come si chiama? L'intendenza generale per oblazione? Lord Asriel? No, no, il contrario è esatto. E poi l'intendenza generale per l'oblazione non risponde del tutto alla corte concistoriale del resto. È un'iniziativa semi-privata. A condurla è qualcuno che non ama affatto Lord Asriel. Fra l'uno e l'altra. Charles, io tremo. Questa volta fu il bibliotecario a rimanere in silenzio. Fin dai tempi in cui Papa Giovanni Calvino aveva trasferito il soglio pontificio a Ginevra e istituito la corte concistoriale di disciplina, il potere esercitato dalla Chiesa su ogni aspetto della vita era stato assoluto. Il papato stesso era stato abolito dopo la morte di Calvino. E tutto un intrico di corti, con leggi e consigli, indicati nel loro complesso con il nome di Magisterium. Era cresciuto a prenderne il posto. Tali agenzie non erano sempre unite, a volte si sviluppavano fra di loro aspre rivalità. Per una gran parte del secolo precedente, il massimo centrale di potere era stato il Consiglio Episcopale, ma negli ultimi anni era stata la Corte Concistoriale di Disciplina a prenderne il posto, costituendosi come il più attivo e il più temuto degli organi della Chiesa. Era sempre possibile, tuttavia, che qualche nuova istituzione crescesse di importanza sotto la protezione di un'altra branca del Magisterium, e l'intendenza generale per l'oblazione nominata dal bibliotecario ne era appunto un esempio. Il bibliotecario non ne sapeva granché, ma ciò che aveva udito non gli piaceva e gli faceva paura. Così che condivideva fino in fondo la preoccupazione del maestro. Il titolare della cattedra palmeriana ha menzionato un nome, disse forse un minuto dopo. Barnard Stokes? Che cos'è la storia di Barnard Stokes? Ah, non è nostro campo, Charles.
A quel che ne ho capito io, la Santa Chiesa insegna che esistono due mondi, il mondo di tutto ciò che possiamo vedere, sentire e toccare, e un altro mondo, il mondo spirituale del paradiso e dell'inferno. Barnard e Stokes erano due teologi, come dire, rinnegati, che postularono l'esistenza di numerosi altri mondi, simili a questo, né infernali né paradisiaci, ma materiali e peccaminosi. Esistono, vicini, ma invisibili e irraggiungibili. La Santa Chiesa ha naturalmente disapprovato tale abominevole eresia e Barnard e Stokes furono ridotti al silenzio. Ma, sfortunatamente per il Magisterium, pare che vi siano solidi argomenti matematici a sostegno di questa teoria degli altri mondi. Io non li ho mai seguiti di persona, ma l'accademico di Kensington mi dice che sono validi. E ora Lord Asriel ha realizzato un'immagine di uno di questi altri mondi, disse il bibliotecario, e noi gli abbiamo dato i fondi per andare a cercarlo, capisco. Proprio così. All'intendenza generale per l'oblazione e ai suoi potenti protettori sembrerà che il Jordan College sia un vero focolaio di sostenitori dell'eresia. E io, Charles, devo mantenere un certo equilibrio tra la corte concistoriale e l'intendenza generale per l'oblazione. E intanto la bambina cresce. Non posso averla dimenticata. Prima o poi sarebbe stata coinvolta comunque, ma a questo punto verrà trascinata nel gioco adesso, che io cerchi di proteggerla o meno. Ma come fai a sapere questo, per amore di Dio? Di nuovo l'alettiometro? Sì, Lyra ha una parte da recitare in tutto questo, e una parte di primo piano. L'aspetto ironico è che deve fare tutto quanto senza rendersi conto di ciò che sta facendo. Può essere aiutata, però, e se il mio piano con i tokai avesse funzionato, sarebbe stata al sicuro un altro po'. Avrei voluto risparmiarle un viaggio fino al nord. Vorrei più di ogni altra cosa essere in grado di spiegarle. Non ti starebbe a sentire, disse il bibliotecario. Li conosco fin troppo bene, i suoi modi di fare. Prova a dirle qualcosa di serio e lei ti starà a sentire con un orecchio solo per 5 minuti e poi comincerà a distrarsi. E poi falle qualche domanda alla volta dopo e vedrai che si è dimenticata tutto quanto. E se le parlassi della polvere, non credi che questo lo starebbe a sentire? Il bibliotecario emise un rumore per indicare quanto riteneva improbabile che lo facesse. «Perché mai dovrebbe?» disse. «Perché un remoto enigma teologico dovrebbe interessare una bambina sana e spensierata?» «Per via delle esperienze cui va incontro, di esse fa parte un grande tradimento. E chi dovrà tradirla?» «No, no, è questa la cosa più triste. Sarà lei a tradire e sarà un'esperienza terribile. Lei non deve sapere questo, ovviamente». Ma c'è una ragione perché non debba sapere del problema della polvere. E potresti anche sbagliarti, Charles. Lei potrebbe benissimo trovarlo interessante, se le venisse spiegato con semplicità. E questo potrebbe aiutarla più tardi. E certamente aiuterebbe me a preoccuparmi un po' meno di lei. Questo è il compito dei vecchi, disse il bibliotecario, essere preoccupati per i giovani. E il compito dei giovani è di schernire le preoccupazioni dei vecchi. Rimasero seduti ancora un poco e poi si separarono, perché era tardi e loro erano vecchi e preoccupati. Fine capitolo 2. Ci vediamo al prossimo video.